Allora, noi adesso torniamo, come dicevo, a due libri che ci riportano al tema del lavoro, che sono molto diversi tra di loro, anche come, diciamo, ambientazione. Marco Gisotti, giornalista e divulgatore, guida ai Green Jobs, come l'ambiente sta cambiando il mondo del lavoro. Ecco, ma veramente noi, questo si dice da molto tempo, no? Che la Green Economy potrebbe, no? Radicalmente cambiare proprio l'approccio al lavoro, offrire altre opportunità. Ma nel nostro paese, ad esempio, ci crediamo veramente? Si fanno politiche in questo senso? No, nel nostro paese non ci crediamo veramente. Ciononostante sta accadendo molte cose buone, stanno accadendo. Ed è quello che con Tessa Gelisio, che a quattro mani abbiamo fatto questo libro, abbiamo cercato di documentare e abbiamo raccontato in un libro che è un po' divulgativo, che spiega in 21 settori industriali e commerciali del nostro paese cosa si sta facendo veramente sulla green economy e poi spiegarlo ai giovani, quelli che potrebbero essere i nostri lettori, quali sono le figure professionali più richieste da questo mercato del lavoro. Beh, abbiamo scoperto che molte imprese, molte aziende si stanno attrezzando, sono persino più avanzate di quelle che sono poi le politiche istituzionali, che al contrario hanno rallentato nei passati decenni l'Italia su questo. Basta pensare alle energie rinnovabili, è solo da 3 anni che abbiamo degli interventi di Stato che ci hanno portato al pari della Spagna o della Germania. Ebbene, all'interno di questo poi scopriamo settori come il settore della forestazione, 410.000 occupati, 37 miliardi di fatturato, che esistono, è un sottobosco molto ricco. Noi abbiamo censito fra i 900.000 e il 1 milione di lavoratori già oggi all'interno della green economy in Italia, ed altri, dalle tendenze che abbiamo visto analizzando i dati dell'ISFOL, i dati delle varie associazioni di categorie, rischiano di raddoppiare o arrivare intorno al 1.800.000 alla fine del 2020. Dati francamente confortanti e assolutamente inediti. Ecco, voi fate, come diceva, proprio un elenco delle 100 professioni verdi più importanti, no? Magari ci sono tanti ragazzi, tanti giovani, e non solo giovani, che seguono questo con interesse. Dov'è che ci si può indirizzare di più per avere uno sbocco da questo punto di vista? Soprattutto serve avere una formazione di carattere scientifico. Lo dico perché la formazione è la vera differenza che la fa in questi lavori, perché è una differenza di carattere qualitativo. E allora sono, soprattutto chi ha fatto un percorso nel mondo della chimica, dell'ingegneria, della fisica o della matematica, e quindi il settore delle rinnovabili oggi è il settore percentualmente in maggiore crescita. Qui vediamo le paleoliche, come insomma, no? A profusione. E questo appunto che è uno sviluppo negli ultimi 3 anni in Italia siamo passati. Noi a settembre, quando abbiamo consegnato le bozze del libro al nostro editore, contavamo 20.000 addetti nel mondo delle rinnovabili, oggi sono quasi 30.000. E questo è uno dei luoghi dove c'è il lavoro per tutti, dall'ingegnere, ripeto, al tecnico, ma persino la figura più ricercata è quella del commerciante, del venditore, del rappresentante del mondo delle rinnovabili. Citavo prima il settore della riforestazione. Le foreste in Italia non è soltanto chi pianta l'albero perché è bello avere un albero, che sicuramente lo è, ma è anche tutta l'industria, da quella del legname, la carta, il legno utilizzato per produrre energia. Un settore che noi non conosciamo è quello della chimica, che ha fame di giovani che però le università non producono. Occorre dire che negli ultimi 2 anni sono stati ridotti e tagliati, per esempio, gli aiuti all'interno del mondo universitario su queste facoltà, di cui invece il mondo dell'impresa piccola e media e qui avrebbe bisogno. Ne avrebbe bisogno. Quindi chimica, ragazzi, chimica. La diciamo chimica di studiare chimica. È difficile, una facoltà molto difficile, però se offre delle prospettive, meglio fare quella che altre che praticamente lasciano a zero.